Buonasera, bentrovati. Siamo alla vigilia di un altro appuntamento giù a Pian delle Fornaci. Chiaramente sono già diverse le interviste che abbiamo realizzato con Brontolo. Saluto Camillo e saluto anche l'ospite che è venuto a trovarci questa sera, Giovanni Puzzo, con l'intervista al Fantino. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Camillo, Regina. Bentrovato. Ciao buonasera. Giovanni. Buonasera. Ciao Giovanni, buonasera. Allora Giovanni, come va? Tutto ok? Tutto molto bene, straordinariamente bene. Ecco già, straordinariamente bene è tanta roba. Bene, 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 no Camillo, bene. Beh, c'ha un bambino e è uno spettacolo. Regina. Grazie. C'ha un musino e che diventerà un latino. Stasera ho colto tutti i particolari, Camillo, avendo anche gli occhiali, quindi stasera ho avuto modo di notare la bellezza in toto di questo piccolino che prima ci ha raggiunto in diretta, prima dell'apertura appunto dell'intervista. Quindi complimenti anche al piccolino. Grazie. Allora, Giovanni, come va? Facciamo un resoconto, no? Di quello che hai fatto in questi anni. Sei arrivato quando a Siena? A Siena sono arrivato nel 2016. Sono arrivato nel 2016 e mentre che aspettavo di andare da Giuseppe ho fatto 7 mesi da Baruntini, montai a sella, montai molto a sella e poi 6 anni a dritto da Giuseppe Zedde. Anni un po'. No, sono tanti. Qualcosa a Giuseppe si impara, dai. Porca miseria, no. Ho imparato tanto. Dopo 6 anni lì, diciamo che avevo bisogno un po' di cambiare aria e sono attraccato da Federico Guglielmi, che sto da Dio. Sto veramente bene. Ora con quella scuderia, ha fatto una bella scuderia. Ha fatto una bella scuderia. Si lavora bene la mattina, lui prima di essere un Fantino è prima uomo e poi Fantino. Si lavora veramente bene, dai, sono contento Camillo. Questo l'abbiamo visto anche io con Ferio, visto il galoppo che facevate quella mattina e sono venuto. Insomma, diversi anni ti senti abbastanza cresciuto. Abbastanza, poi, sì, abbastanza va bene, ma ce n'è ancora da fare, da imparare, da soffrire, ce n'è ancora. Quanti anni hai, Giovanni? C'ho 30 giusti, 16 agosto del 93. Beh, penso sì. Siamo coetanei. Ah, a posto. Una donna che non ha paura di dire l'età. Che problema c'è? No, niente detto. Bene. Sì, anche perché Camillo, come sai, io mi sbottono un po' alla volta, quindi siccome non abbiamo detto molto di me, per il momento abbiamo solo comunicato la mia età anagrafica. Quindi penso sì, visto, ho lanciato il sassolino. Sì. Bene. Allora, Giovanni, come io sai, arriviamo a questa, facciamo sempre una riga, no? Vediamo come è andato l'anno scorso. Bene, dai, sono abbastanza soddisfatto. No, diciamo che bene, niente di straordinario si può dire, dai. È andato bene, dai, sono riuscito a bucare quei 2 pali a fine annata. Dove? Dilli. Montagnana e San Crofano. Però non c'è. Va bene, chiude, ho voltato pagina, si riprende, si rinizia, come se non fosse successo niente, ecco. Insomma, hai preso questo Demoni che non è brutto sto cavallino. No, sono veramente contento di aver preso questo cavallino, a parte che mi ha dato una bella soddisfazione. Debuttò a Fermo con Gavino, al pari a Fermo con Gavino e arrivò in finale, che non ce l'aspettavamo. Decisi di portarla a Montagnana e lì veramente mi ha dimostrato veramente che il lavoro che si è fatto con Federico ne è valso veramente la pena, perché mi ha portato veramente una grande soddisfazione vincere quel palietto lì.
come ho detto anche a Federico, insomma, Montagnana devi andare in un certo modo perché se no non ci Ma vai, eh. ti dirò la verità, Camillo, l'ho sottovalutato parecchio. L'avevo sottovalutato, visto così nel filmino, no, nel telefonino. Quando arrivi lì e c'è da girare, porca miseria, No, no. mi ha fatto un po' pensare. Lì ci sta di andare di qua il cavallo, andare di là te. Mamma, ho di andare a terra tutti e due. No, no, dovevi girare, no, no. Mi ha messo veramente alla prova, dai. Lì sembra niente, ma non, se vai un po' in andatura, quando arrivi a fare la U, diventa. Sì. Quest'anno E allora, e quest'anno che c'hai c'ho in mente? Montagnana, poi c'ho e poi da fare la provincia tutto a spiano, quello cercare di non mancare neanche un appuntamento e andarci sotto. Quello è sempre importante. E Ora certo. arriva la ciocciola. Sì, Giovanni, allora prima dicevi di questi 6 anni vissuti con continuità a Siena. Volevo chiederti com'è cambiata la tua vita dopo l'arrivo a Siena e in che cosa hai notato magari qualche differenza o magari un consolidamento di quello che porti con te dalla Sardegna? Mi è cambiato molto, molto il carattere. Il carattere, questi 6 anni a Siena, mi è cambiato parecchio. Prima ero un po' più permaloso, si può dire, dai. Quindi Però, no, no, invece no, invece dai, mi sono riuscito un po' a cambiare sia il carattere, sia il modo di pensare, soprattutto il modo di pensare, di essere un po' più aperto anche con le persone, ecco. Questo Invece. ovviamente. Prego, Camillo. No, no, vai, 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 tranquillo. No, dico, quindi questa apertura poi è derivata, immagino, anche dalla professione, dal lavoro condotto in scuderia a Sì, Siena in questi soprattutto dalla anni. professione. Sì, ha inciso parecchio, ha inciso parecchio, lo so, ha inciso parecchio la professione, sì. E anche Chiaro. il fatto di essere coinvolto anche nella gente che vedi tutti i giorni, ecco, Invece il piccolino mi sarà cambiato. Prima la no? tua moglie, perché la tua moglie è un'altra santa. Anzi, quello è vero, vero. No, ma diciamo che me l'ha cambiata parecchio, mi ha dato un motivo in più per combattere, ecco, come Camillo. Però di altro ne cam cioè, mi ha cambiato la vita in senso positivo, ecco, e Certo, sono certo. capito. È un motivo in più per alzarsi la mattina e continuare a combattere. Quando fai, fai anche per lui, insomma. Certo, sempre, soprattutto per lui ora. E c'è niente sempre, diciamo, mi guarda così, vuol dire che qualcosa è frulla, ma non la conosce. No, a proposito dell'apertura di cui ci parlava Giovanni, no? Grazie Sì. anche al lavoro in scuderia, grazie all'arrivo a Siena che per forza di cose lo ha incentivato, l'ha aiutato e quindi si è aperto ulteriormente. Volevo chiedere, qual è il tuo peggior difetto? È un tuo pregio, ovviamente, che ti riconosci o che comunque ti riconoscono le persone che ti stanno accanto? Un Ma ti ha difetto detto che ho, permaloso. sì, a parte sì, è quello di un difetto brutto che ho è di arrabbiarmi dentro e di non dire mai quello che veramente penso per paura che si offenda l'altro. Ah, quindi è una permalosità che poi va per implosione, quindi scoppi dentro anziché esplodere. Però. Il problema è Sì. che poi esplode, accumula, accumula, un po' esplode, ecco. Capito? Diventa un Però è po'. una cosa che veramente odio di me, di arrabbiarmi, di non dire le cose come stanno per paura che quell'altro si offenda, e che esso sia. Mentre A il volte pregio? invece. Il pregio. Pregio. Peggio sono pochi. Chiamiamo la moglie. Sta facendo dormire la piccola canaglia, se no sarebbe qua. Pregio. Pregio.
Pregio, sono una persona educata. Questo me lo devo riconoscere. Sono una persona educata. Già non è poco. Infatti. Ma te sei sposato? No. No, ancora no. Siamo insieme da 14 anni, sì, 14. Dio buono. Erano bimbetti, eh? Sì, ragazzini. E i tuoi invece dicono? Loro, che dicono? Loro, basta che lì ci sentiamo, sentono che sto bene. Sento la loro mancanza, sento la mancanza della Sardegna, però dai. Sono contenti, Camillo, se sono contento io, sono contenti anche loro. Loro, l'importante è che quando mi sentono va tutto bene, che sia tutto a posto. Poi, alla grande, hanno pazienza loro quanto ne ho io, dai. Fratelli ce l'hai? C'ho un fratello più grande di un anno e una sorellina di 14 anni. Esatto, te le porti a sera, ve l'hai capito. Vengono poco, anche perché babbo poi c'è il bestiame, quindi non si può, cioè c'ha qualche animale, lavora e quindi non si può allontanare. Capito? E quindi è sempre più difficile venire a visitarmi a Siena. Faccio prima scendere io che non loro. Ma sei andato ancora in Sardegna un po', sì o no? Sì, sono andato. Sono andato a Gavoi, sono andato a Forni. I pochi pali che faccio in tempo quando non siamo impegnati a Siena e quello di quei due ce l'ho fatta farmi. Capito? Il tempo non avanza tanto, eh? No, per niente. Poi guarda, veramente, magari mi dice, è capitato anche che Federico mi dice vai tranquillo, invece mi sento che non posso andare perché mi rendo conto che non fa andare via e non è un momento dove posso andare via e lasciare la scuderia a quel modo, capito? Bene, che tu cavallino ti lo vedi bene anche per piazza, sì? Sì, ha passato le previsite, quindi sì, io ce lo vedo bene, ma io penso che se gira Montagnana penso che possa girare benissimamente anche in piazza, Camillo, quindi sì. Non trovo, è preciso... Ha una bella linea di sangue, dai, una bella carta, quindi io penso che può venire solo che avanti, dai. Se Dio gli dà la salute, può venire solo avanti. Te quanto ti senti venuto avanti? Mi sento venuto avanti parecchio, Camillo, ma mi sento sempre che manca sempre qualcosa. Cioè, pensa che io me lo sento, ogni corsa che faccio, no, che... Ho migliorato in una cosa, ma mi sento mancare in un'altra, e quindi devo cercare. È sempre un continuo migliorare. Sempre un continuo migliorare. Qualche visita saranno fatta? Sì, qualche visita, qualche chiacchierata è stata fatta. E che cosa vi siete detti? Lo so che non lo sapremo mai, però mi piaceva. Ciao, come va? Mi raccomando, muovete il culo. Quello sempre le stesse storie. Tanto no, Camillo. Gli discorsi sono sempre belli. Fatevi vedere, datevi una mossa, mi raccomando, siete sott'occhio, sempre le stesse cose. Poi dopo andando nella provincia facendo le orse, poi ci vuole il tocco di fortuna. Esatto, sempre. Quella ci deve essere sempre. Quella sempre. Benissimo. Te c'è niente? Sì. A proposito di tocco di fortuna, cos'è per Giovanni Puddu la fortuna? La fortuna... Allora io ci credo parecchio alla fortuna, però credo anche che non viene da sé, te la devi un pochino cercare. Te la devi cercare, devi far sì che le cose vadano al meglio possibile per poi avere quella spintina in più, diciamo, che è la fortuna da far sì che le cose vadano al migliore dei modi. Però devi... Cioè se io sto a letto la mattina, non posso pretendere di vincere le corse la sera, ecco. Devo alzare la mattina, poi ci sta che le perdo uguali, però
Sono sicuro di non aver lasciato niente al caso, di averci provato però con le giuste intenzioni. Capito? Senti, ma la tua carriera di cavalli parte da Sardegna da dove? Da Fonni. Da Fonni c'era, diciamo che c'era, a cavallo ci sono sempre andato, no? Fare le feste, le sagre, però c'avevo mio zio che ha sempre avuto i cavalli da corsa e puro sangue, gli sono iniziato ad andare dietro a lui e da lì si è consolidata sempre di più la passione. E a Siena, come sei arrivata a Siena? A Siena sono arrivato grazie al babbo di Paolino Arru, non so se te lo conosci, che era da Gigi Sì, Bruschelli. Grazie a certo. lui, che è un amico intimo di Giuseppe, e sapeva che Giuseppe cercava personale perché cercava personale, ecco, e allora lui è un amico nostro di famiglia, Giovanni, e mi chiese se volevo salire su a Siena e sì. Ho accettato subito e da lì è partita tutta la catena. Salutiamo pure Arru, eh? Grande Maurino. Guarda, guarda, quindi guarda, si mette così che guarda. Giovanni, ma dicevi appunto della Sardegna, no? E della tua partecipazione alle feste che poi sono abbastanza conosciute, no? Che dalla Sardegna tutto questo scenario festivo, questi cerimoniali, questi riti con la partecipazione animale per l'appunto dei cavalli, eccetera. Volevo sapere, ma erano partecipazioni, no? Il cavallo da manifestazione oppure già hai corso pari in Sardegna? Questo è un passaggio che mi sono persa. No, no, qualche palio l'avevo già fatto, qualche palio lo facevo, capito? Però negli anni che facevo le sagre e le feste, prima di avvicinarmi a mio zio, facevo solo quelle, capito? Facevamo le feste, le pariglie, solo quello. Poi quando ho veramente iniziato ad andare culo dietro a lui, allora lì mi sono appassionato, ho iniziato a correre e tutto quanto. Capito? Sei un coraggioso? Sì. Col giusto pizzico di paura, però sì, ci deve sempre essere un pizzico di paura, Camillo, se Certo, no. sono come dicevo sempre, sono un po' in coscienza. Se no poi si fa male. Insomma, questo sogno e questo palio ce la facciamo? Ma io ci credo sempre, Camillo, io non mi arrendo. Io non mi arrendo, Camillo, io ci credo sempre, se no non sarei qua. Se non sarei lì a alzarmi la mattina presto ogni mattina. Io ci credo sempre, ci provo fino a quando il fisico me lo permette, poi non mi arrendo. Senti, invece la tua moglie ti dice. Lei ci crede più di me, pensa un po'. Sì? E Sì, ti brontola? anche lei. Cioè, ora, per esempio, era incazzata nera perché c'aveva ancora il borsone da prepararmi. Era lì, ma dai, oh, devi sta sveglio, è là, lì, oh. Madonna. Stuzia, sì? Sì, sempre, sempre, sempre. Ma anche quando riguarda le corse, che magari pecco la partenza, ma di qua perché ti sei addormentato? Avevi sonno? Eri stanco? Lì è dura, Camillo. Ho capito, hai sentito? Sì, ho sentito. Ci vogliono donne così, fanno No, bene no, anche Dio da mio. motivazione. No, Quindi. no, no, da quel lato lì è bella. Bella tosta. Senti Giovanni, c'è un palio o una corsa che ricordi con piacere, che porti nel cuore? Non Sì. Sì, necessariamente un palio vinto, può essere anche magari un palio lottato, una corsetta combattuta, di quelle no, vissute sulla grinta. era il mio primo memory al vinto e quello mi è rimasto veramente quello mi è veramente piaciuto, il memory a Casteldelpiano. Lì mi venne veramente tutto bene. Avevo un bel cavallo, era tutto perfetto.
lì veramente. Il nome del cavallo. Remo secondo era. Però poi i cavalli È vero, è vero, è vero, è vero. vanno No, sempre no, citati. lì ero veramente stracontento, mi venne veramente un bel memorial. Veramente. Lì vi sposti bravo, se vi stessi bene. Sì. Capito? Sì, ragazzi. Sì, anche perché ha detto di un bel cavallo e va da sé che la curiosità mi sorge spontanea, no? E quindi qual è il tuo cavallo ideale? Un Ma cavallo caratteriale, un cavallo svelto, un cavallo pronto, un cavallo... un cavallo caratteriale un pochino sì, mi piace che siano un po' di carattere. Non che mi devono spasciare il cranio, però nel senso che sia bello arzillo, no? Che sia bello, sì, mi piace, un po' imponente, un po' esuberante, ecco, dai. Capito? Sì, ho capito. In Okay. realtà, lui guarda me quando sono lì pronta a partire, no? Con la domanda, ma stavo guardando anch'io l'occhietto vispo di Camillo, quindi non so adesso che cosa andrà lì a chiedere. Allora, io lascio anche da te, io ti vado avanti, parlo più volentieri con te che con me, vai, dai. Vero Giovanni? Ah, ho voglia, porca miseria, è vero, è Ma in realtà io ero terrorizzata all'idea di questa nomea da ciacciona che ormai ho con Brontolo, quindi da ficcanaso, però alla fine poi mi muovo sempre moderatamente, quindi penso È che vero, è vero, è possiate vero, toccarlo con confermo. mano, no? Fa la boncita, la boncita. Nascosta gli occhiali stasera. Sì, stasera sono molto intellettuale. Con tutti questi scienziati che sono in giro, volevo un attimo allinearmi anche con loro, così da fare anche l'intenditrice, non si sa mai. E in Sardegna chi è che ti ha insegnato a montare a cavallo? Chi è che ti ha dato lo stimolo poi di fare quello che vuoi fare? Sempre mio zio Camillo, sempre mio zio, perché poi anche lui monticchiava, capito? Faceva i palinfuri lì e faceva quasi tutti lui in Sardegna. Aveva i suoi puro sangue, e quindi diciamo che le basi me le ha date lui. Poi sono partito dalla Sardegna, sono arrivato a Siena, pensavo di buttare giù la montagna, invece sono arrivato e non sapevo fare niente. E ho ripreso tutto da zero. Ha detto aspetta, ritorniamo, riavvolgiamo il nastro perché ci sei Camillo. A voglia, abbiamo voglia, c'era. No, no. Sì, lo so. È così, è Cavalli così. non si finisce mai. No, 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 è vero, Ho detto a Boris, dico sempre, ti sembra, sei bravo, monti un cavallo, ti rimetti tutto. Punta a capo, e questo mi si è vero. monta. Sì, è vero. È vero, è vero, è vero. Bene, allora, chi è il fattino che questa risolvere fa lei? Il fattino del passato che ti ha stimolato, che li vedi delle cose, ti andrebbe farle a te quello che ha fatto lui. Perché Cianchino. immagino che hai visto i pali, hai visto... Dio mio, voglia, voglia, voglia. Cianchino, Cianchino mi piaceva veramente, Camillo. Cianchino mi piaceva veramente, posizione, era veramente, a me piaceva veramente tanto. Ho capito. Bene. Allora, ho fatto questa chiacchieratina, si è fatto conoscere un po'. Sa fare una domanda a Marzullo? È che Anche a ne è te? andato dalla Mazzullo. Già fa? Che domanda la Mazzullo, Camillo? Marzullo. Come dice, la vita è un sogno e il sogno aiuta a vivere meglio, secondo te. La vita è un sogno? O i sogni aiutano a vivere meglio? La vita è un sogno. Penso di sì. La vita è un Dai, sogno. ora c'è la domandina sua, eh? Sì, in realtà prima della domandina, adesso che citavi Marzullo, mi è venuta in mente anche l'altra domandina strategica di Marzullo.
Faccio una domanda, non darti una risposta. Non farti difficile. Una domanda e darti una risposta. Sì, sì. Questa è bellina, vedi? E questa è interessante. Fatti una domanda e darti una risposta. Giovanni, che domanda appunto? Ce la farai a correre il palio? Certo che ce la farò. Eccola. Favoloso. Esatto, per loro, poi ad arrivare in fondo, lo so bene, no? È sempre il dito batte sempre lì, nella piaga, che deve guarire quella piaga, diciamo, gliela a tutti. Lo so bene che vuol dire. Dai, fagli la nostra domandina finale e lo mandiamo a letto. Siamo alla domandina di rito, dillo con una parola. Con quale parola ti immagini o vorresti che fosse quest'anno? Stupefacente. Stupefacente. Devo dire che più andiamo avanti e più ci arrivano con tanti aggettivi diversificati, quindi questo è buon segno, vuol dire o che ci avete seguito tutti con attenzione o che evidentemente davvero il dizionario e il lessico qui è veramente all'ordine del giorno. Ci si aggiorna oltre che andare a cavallo, eh? Via. Poi dopo quando arrivo fuori dall'anno vediamo, eh? Poi avremo la... Ciao. Fuori dall'anno facciamo una cena tutti insieme e poi vediamo, certo. E dopo riguardiamo le paroline, vero? Madonnina. Sì, pensavamo di fare una cena in grande stile con tutti e ovviamente Camillo fa da padrone di casa, è inutile ribadirlo, e facciamo una sorta di prova del 9. Non so pure niente io. Quindi hai segnato stupefacente? Hai segnato? Sì, lo segno subito in realtà, stavo finendo di parlare, ma lo segno subito. Te le scordai, eh? Perché io me ne scordo. No, si risente tutto... l'intervista, quindi ce ne ricordiamo. Abbiamo tutto, tutto segnato passo passo, quindi. Giovanni, ti lascio lo schermo per qualche secondo e ti lascio salutare o ringraziare o chi ti pare, o insultare chi ti pare. Con parole garbate. No, salutare no, salutare no. Dio mio. Saluto tanto la mia famiglia e tutta la mia amata Sardegna. Bellissimo. E io mi associo al saluto agli amici sardi. E io non posso fare altrimenti, mando anche i miei saluti a tutta la Sardegna, questa fantastica terra. Che poi porta questi frutti, no? Anche di un certo valore che poi si spendono nella bella terra senese. Per cui un saluto a tutta la Sardegna. Ringraziamo Giovanni Puddu per essere stato con noi. Come facciamo con tutti, proverbialmente, ti auguriamo buona fortuna, ma soprattutto buon lavoro in vista di questa stagione e ci vediamo in giro, sicuramente. Bene, grazie di averci seguito, vi saluto, una buona serata a tutti. Ciao Giovanni, un grande bocca al lupo. Ciao, grazie a voi Camillo. Ciao. Ciao Regina, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buon fine settimana, ciao, buona serata.